senso? Devo partire da un lato, parto... No, da qua è un puttana. Sei sicura? No. Andiamo. Benvenuti in questo nuovo video dove... Dal bagno di casa mia. Dal bagno di casa mia. Sono in mutande, quindi Cherry... Oh, riprendi altro, che se no ci bloccano il video. Come vedete, come avete letto dal titolo, ho deciso di tagliarmi la barba dopo ben 6 anni. E questa cosa la faremo assieme e dopo andremo a vedere la reaction di tutti gli altri. Direi di procedere e di non perdere altro tempo. Vuoi che la rifacciamo? No, è bellissimo. Da dove devo partire? Ma che ne so? Devo partire dal lato o parto? No, da qua è una... Forse dovrei partire di qua. Mamma mia! Ma proprio tutta, tipo... Una delle incognite sarà il colore, perché molto probabilmente sono abbronzato tutto attorno, ma sotto sarò bianco. Dai, ovvia! Sì, però, ma ci deciso, però. Dai, affonda, affonda! Madonna, ho paura. Oh, Maria. Lusa, ma mi stai agitando. Oh, mio Dio! È tanto bianco. Oh, mio Dio! È tanto bianco sotto. C'è un intruso. Ehi, 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 stai ferma. Mini, va, gli butto tutto. Ma che bravo, lo potrei fare il barbiere. No? Guadagna questi 10 anni di giovinezza, Penny, in un colpo solo. Non lo so. Allora, questa è la prima versione. No, dai, com'è? Non so, così sono in cinquantenne forse. Cinquantenne? Sono ancora più vecchio così. Più vecchio, sul serio? Devi tagliare tutto. Fatemi sapere se così dopo, quando li faccio crescere, li faccio così. Tagliala tutto, dai. I baffi? No. Baffi tipo porno attore anni 90. Oddio, non ho il mento, Elisa. No. Dov'è il mio mento? Non c'ho più il mento. No, sono irriconoscibile. No, ma è... Così sembri proprio un attore porno negli anni 90. 90? Sì. No, pazzesco. Come sto? Una merda? Ma no, io sai che non mi riconosco, mi guardo, è stranissimo. Mi guardo e non mi riconosco. Tu mi riconosci? Sì, cioè, sì. Dai, fa stranissimo. Dio Cristo. Sembra che la testa più piccola. Sembra un microcefalo. Sembra un microcefalo. Baffetto così. E vado anch'io all'Academy con Rocco. Come tutte le altre, no? Ti prego, togli quei baffi. Boom, 15 anni. Poi continui a ridere. No, senti, non posso più fare. No, ma che strano. A tua mamma gli verrà un colpo. Sì, adesso vado da mia mamma. Come sto secondo me? Se mi ride in faccia non sto. No, mi devo riabituare, amore. Cioè, insomma, siamo messi insieme che eri così. Voglio dire. Guarda, hai guadagnato 10 anni. Sembri un 25enne ora. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti, ma manca ancora tutto il video perché adesso andiamo a fare le reaction, ma intanto così a caldo fatemi sapere come sto. Non io... piangere! Io non mi vedo per niente bene. Buongiorno! Ciao! Ma... È una reaction, sto facendo le reaction. Ma hai 18 anni adesso? C'è la capo, guarda. Ti giuro, ho detto, è un cliente? Ma non c'è un cliente a quest'ora? Ho sentito la voce, ho visto il mento. Il mento che non c'è in realtà. Mamma mia. Sai, ho aperto la porta e ho avuto un momento in cui ho detto, ma chi
questo, non abbiamo altri appuntamenti. Poi ti ho guardato, okay. Ma infatti non mi dicevi niente e io ho detto, forse non mi dice niente perché neanche si accorge, ho detto, strano. Dai la mia faccia con la bocca aperta. Invece non dicevi niente perché non pensavi fossi no. Io. Poi ho visto lei e allora ho detto, oh, ha cambiato marito, oh, vorrei Demi. Aspetta, e niente, perché vi spiego cosa sto facendo? Sto facendo un video per vedere le facce, le reaction, ovviamente, per cercare di capire perché sono 6 anni che non tagliavo la barba. Vuoi gestire te? Brava, Cherry. Perché sotto i cappelli mi sta succedendo. No, adesso sono microcefalo, però, perché se guardi, io mi sono guardato. Sembri molto grosso, però. Strano. Sembra che tu abbia la faccia un po' più piccola. È vero, no? Sì. Ma sì, non so se avete mai visto il film di Mario Bros, quello degli anni 90, 2000, che c'erano i mostri con la testina piccola. Vi metto qua l'immagine di quelli lì con la testina piccola, che lo sai, fagli erano pazzeschi. Mi sono rivisto e un po' sono stato male. Sì, sembra che possiamo uscire a fare festa assieme. Sabato 4 allora, eh? Andiamo a fare festina. Festina? Ormai quanti anni ho? 28, beh, c'è 24. Sì, siamo coi tagli adesso, cioè. Nicolò e la Chiara non sanno ancora nulla e adesso andiamo lì in studio facciamo la reaction anche con loro. Ci vediamo in studio. Con tutte le luci spente anche. Nell'oscurità. Sto facendo le reaction. Puttana miseria! No. Sto facendo le reaction di chi tu tra l'altro non mi hai mai visto no. Senza barba. Io mi sono tagliato la barba e dopo 6 anni mi sono domandato ma il mio mento dove cazzo è? Tirati via il cappello. Lo sai che sembri più giovane? Ridillo. Mi sembri un sacco più giovane. Ah, miseria. Cioè, no, lo sapevo che lo volevi fare ma non ero convinto che lo facessi davvero. Faccio un infarto. Porca troia. Quando arrivi davanti allo specchio? No, io non mi guardo, non mi sto guardando. Non ti stai guardando? No, non ce la faccio. Sto sudando, ragazzi. Davvero? Ho detto, ma chi è sto? Non capivo, ho detto, ma sembra grosso però. Come sto? Bene il caffè. Come sto? Irriconoscibile, veramente. Davvero? Eravamo qui da 10 minuti. Ma lui non è lui, grosso è grosso. Sì, sì. Che ha detto che ha mandato un operaio. Sì. Ovviamente dovevo sdebitarmi per tutti i servigi fatti da Boric in questi anni e ho pensato di portargli un regalo, visto che lui acquista sempre sul sito di Tsunami col codice sconto Massello. Deve prendere un sacco di roba, ho detto ci penso io e gli ho portato le barrette che voleva provare. Fagli vedere quanta roba abbiamo preso. Ma il problema è che io non ho i soldi per pagare tutta questa roba. Non ti preoccupare, paga Pietro. Ah, ok. Vabbè. Barrette, cioccolata e coconut. Poi, ma queste non sono per Pietro? No, sono tutte per te. Cioccolata bianca e cookie. Abbiamo preso il cioccolato. Posso morire, te lo faccio mandare sul conto tuo. Te lo meriti. Cioccolato. Intenso. Fondente. Dopo guarda, ti ho preso anche il tiramisù. Tiramisù. Cioccolato al latte. Esatto. Oh, tutti i gusti. E dopo ti ho preso anche delle airap. Gusto gnocca. Oh, finalmente mi piace. 30 anni e perse. Sul serio? Sì, cazzo. Davvero? Sì. Sei anche più grosso. Sì. Mi piace, loro lo sanno già. No, loro lo stanno scoprendo proprio in questo momento. Adesso si stanno facendo le reaction con tutti quanti. Bello, mi piace. E siamo arrivati alla fine di questo video. Quale luogo migliore per salutare i ragazzi se non il Sacro Tempio? Grazie, ci siamo preparati prima, ma questo è un altro discorso. Ebbene, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che il Dennuccio vi sia piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere sotto i commenti come faccio proprio cagare. Andate. Sembra che ti abbiano applicato la testa sul corpo. Tuc. Grazie alla Cherry per essere sempre puntuale nelle varie cose. Cioè, che belli polsini, oh, Danny. Dove li compro, Danny, questi polsini qui belli? Mi servono. www.dlshop.it c'è il sito e da oggi c'è anche... C'è anche il codice sconto magari per risparmiare. Assolutamente sì, e qua è il codice sconto, nocciolino. Massello! Sul sito, tutto il sito, codice sconto Massello. Grazie, ci vediamo in un prossimo video. No, devi dire l'altra cosa, che se vedono dei video dove... Ragazzi, adesso se vedete dei video, Cherry scusa, stai impattando contro le cose. Ma continua a venire avanti. Hai ragione. Se vedete altri video uscire dove ho la barba, non mi è cresciuta di notte, non è
uno salto spazio, barco, un ritorno al futuro. Ho registrato tanti video dove ho la barba e adesso usciranno, quindi si muscoleranno un po', che non... ti è cresciuta la barba, sarote! No, è che sono video fatti prima. Continuiamo, non ci andiamo? Continuiamo. Prego, 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 dobbiamo fare qua. Sì, dobbiamo fare il pushdown. Pushdown è importante. Sono video. Tu lo usi il codice sconto? Massello. Sì.